Allora, iniziamo la lezione con qualche diapositiva che conoscete già. Vi ho detto appunto che la civiltà nuragica nasce nel secondo millennio avanti Cristo dalla fusione di due culture precedenti. La cultura dei locali, i residenti in Sardegna, chiamiamoli tra virgolette sardi, che si chiamano genti di Monte Claro. Quindi la cultura che precede la civiltà nuragica è detta cultura di Monte Claro. Le altre genti invece arrivano da Occidente, prevalentemente, sono le genti delle culture megalitiche, cioè quelli che manovrano le grandi pietre, si chiamano cultura del vaso campaniforme. Loro viaggiano per tutta Europa durante l'età del rame alla ricerca di minerali di rame, miniere di rame. Sono dei prospector, quindi girano per l'Europa stabilendosi prevalentemente nella penisola iberica, e dalla penisola iberica tramite il ponte delle isole Baleari e poi l'Annurra in Sardegna, nel nord Sardegna, giungono in Sardegna, trovano i sardi e scoprono che sono ricchi di miniere di rame, ma hanno anche le più ricche miniere d'argento di tutta l'Europa e sanno manovrare i grandi massi. Quindi hanno delle, diciamo, caratteristiche comuni. Si trovano bene, non c'è nessuna guerra, sono le genti che iniziarono con la cultura di Ozieri per poi trasferirsi, confluire nella cultura di Monte Claro, si incontrano e iniziano a comparire le prime manifestazioni di queste genti attraverso il sito di Monte Baranta. Ve l'ho portato come esempio perché è un caratteristico sito dove si vede proprio l'unione di queste due culture. Chi non ha visto questa lezione la può vedere poi nel video corso. Cosa vediamo in questo sito? Vediamo anzitutto la comparsa di grandi muraglie e corridoi che attraversano appunto queste muraglie. Questi corridoi hanno l'ingresso perfettamente rettangolare, come potete vedere dalle immagini. Quindi si tratta dei corridoi che derivano la loro forma da quella dei dolmen. I dolmen, che sono le pietre fitte infilate con una pietra orizzontale che funge da architrave. Questi corridoi attraversano appunto lo spessore murario per circa 4 metri. E io vi ho detto attenzione a questo sito perché è la matrice dei corridoi dei primi nuraghi. Cioè, durante la civiltà nuragica, i primi nuraghi più antichi, più arcaici, hanno appunto questo aspetto: una grande piattaforma di pietre attraversata da un corridoio. Questi sono altri corridoi. Qui siamo a Olbia, quindi vedete come la cultura, una volta che sviluppa delle caratteristiche, si avanza nel territorio miscelandosi con nuove genti e insegnando loro queste caratteristiche costruttive. Guardate come è fatto l'architrave, sempre rettangolare. I primi, i più antichi, sono tutti così. Qui andiamo velocemente perché la lezione è più sulla seconda parte. Queste sono tutte cose che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni. Allora, durante questa fase, quindi siamo nei primi secoli del secondo millennio avanti Cristo, le genti sfruttano gli speroni rocciosi già esistenti sui promontori, cioè per risparmiare tempo e fatica e materiale, utilizzano delle rocce già esistenti poste in punti strategici del territorio, ad esempio per avere una buona visuale su una vallata oppure su un golfo, sulla costa, per vedere se si avvicinano delle navi con dei mercanti, e allora le individuano già da lontano. Sfruttano appunto gli speroni rocciosi e adattano con delle pietre, adattano, diciamo, alla roccia queste pietre in modo da formare degli ambienti utilizzabili per qualche scopo, per qualche funzione, come se fossero mattoni, blocchetti.
Oggi con i blocchetti, con i mattoni, facciamo tutto ciò che ci serve. Se dobbiamo costruire una scuola, non usiamo la vetroresina, usiamo i mattoni e i blocchetti. Allo stesso modo, le antiche popolazioni in Sardegna utilizzavano delle pietre. Quando erano predisposte per le basi, potevano essere appena spozzate, ma quasi naturali, man mano che si sollevavano in altezza dovevano essere sempre più rifinite. Le pietre più rifinite sono sempre poste nelle parti alte, perché erano quelle che dovevano rispettare la massima precisione, altrimenti crollava tutto. Ecco, come vedete, gli ingressi continuano a essere dolmenici, cioè derivazione del dolmen. La volta scorsa vi ho parlato delle cinque tipologie di queste strutture chiamate nuraghi a corridoio. Qualcuno li chiama proto-nuraghi, è una parola bruttissima. Proto, pre, quando sono queste parole vuol dire che non hanno ben chiaro che cosa è successo, allora dicono vabbè, sarà qualcosa che precede i nuraghi, quindi proto-nuraghi. Invece è corretto chiamarli nuraghi a corridoio. Le tipologie sono cinque. Nelle prime due non compaiono stanze al piano terra, quindi la prima è corridoio semplice, nel quale si apre una scala, quindi un ingresso con una scala che porta al piano superiore, e sopra ci sono gli ambienti, un ambiente, una capanna ad esempio. La seconda tipologia è quella dei nuraghi a corridoio passante. Questo ad esempio, vedete? Nuraghi a corridoio semplice, nuraghi a corridoio passante. Poi ci sono i nuraghi che cominciano a presentare al pian terreno delle nicchie sempre più grandi, terza tipologia, ma ancora non c'è circolarità, sono solo delle nicchie, non sono delle stanze. La quarta tipologia inizia a presentare delle camere al piano terreno, quindi siamo già quasi in un nuraghe. Se andate a Villanova Franca c'è il nuraghe su mulino, che era un nuraghe a corridoio che nel corso dei secoli si è sviluppato, è stato ristrutturato più volte dalle genti nuragiche ed è diventato un nuraghe moderno attraversando tutte le fasi. Quindi vediamo proprio tutte le fasi di costruzione, come se la nostra casa avessimo fatto delle fotografie durante le ristrutturazioni, quando abbiamo magari abbattuto un muro, abbiamo costruito un bagno più grande. Allo stesso modo facevano loro, man mano che servivano degli ambienti differenti, ristrutturavano la muratura. L'ultima tipologia, quella quindi che precede i nuraghi come li conosciamo noi, quelli a Tolos, è il nuraghe che presenta camere al piano di sopra, camere al piano di sotto, sempre camere ellittiche, ancora la circolarità non c'è, ma si presenta già come i nuraghi moderni, quindi con delle belle mura regolari, con ambienti abbastanza grandi e fruibili. Siamo proprio agli albori del passaggio fra nuraghi a corridoio, che sono nuraghi orizzontali, e nuraghi a tolos, che sono nuraghi verticali. I nuraghi orizzontali derivano dalla cultura di Monte Claro, quelli che abbiamo visto prima. Ecco qua. Tra l'altro, la stessa tipologia di corridoio, come abbiamo visto nella lezione dedicata al passaggio fra età della pietra e età del rame, compaiono anche delle sepolture con questi lunghi corridoi che derivano dai dolmen. Quindi, dolmen allineati che formano le aree couvert in Francia, mi hanno corretto questo accento, è da intendere il contrario, io non studio francese quindi ho fatto un errore, ma no, mi hanno pizzicato e ve lo dico. Anche le toppe di giganti, che sono dei luoghi sacri, quelli sì, i nuraghi non sono luoghi sacri, le toppe di giganti sì, sono luoghi sacri nel senso che sono luoghi dedicati ai defunti, essendoci un culto dei defunti, così come l'abbiamo noi oggi, il cimitero di Bonaria, il cimitero di San Michele, sono luoghi sacri, così come le chiese. Quindi sicuramente anche le tombe dei giganti erano un luogo sacro.
che non significa un tempio, significa semplicemente un'area sacra dedicata ai defunti, a un rito particolare. Queste sono alcune forme, lascio l'immagine qualche secondo, non ve la descrivo, tanto la riceverete poi durante, cioè quando potrete vedere le diapositive, sono tutte le varie tipologie di tunnel, vedete? Guardate che corridoio passante, con gli ambienti all'interno, vedete come sono, lo spazio interno è molto minore della grande massa muraria. Dovete proprio pensare a cumuli di pietre perforati da corridoi. Invece i murati moderni, le stanze sono molto più ampie e quindi c'è uno sfruttamento degli spazi interni. Diciamo semplicemente che i murali a corridoio non possono essere abitati, mentre i murali complessi, quelli più moderni, potrebbero anche essere adibiti in alcune zone come luogo di residenza, anche se poi faremo una lezione apposita per vedere di che tipo di residenza si tratta. Non è che ci vivessero le famiglie, eh? Oh. Entriamo nel vivo della lezione. Allora, che funzione avevano questi muraghi a corridoio? Anzitutto c'è da dire che in Sardegna ce ne sono circa 500, però la ricerca non li ha ancora censiti tutti. Siamo arrivati a poco meno di 8.000 muraghi in Sardegna, ma ce ne sono sicuramente di più, saranno magari 9.000. Qualcuno parla di 10.000. I primi nuraghi sorgono in punti, in luoghi dai quali si può guardare un'ampia porzione di territorio. Sono anche luoghi, abbiamo visto, che non possono essere adibiti a luoghi sacri, perché prima di tutto i fedeli non possono andare dentro, poi sono posti in luoghi abbastanza impervi, su promontori, ecco perché la funzione di tempio decade immediatamente. Così come quella di fortezza. Una fortezza deve essere difendibile. Se c'è qualcuno di voi che ha fatto il militare o qualcuno esperto di zone militari, si rende subito conto che un nuraghe isolato, posto da solo in un promontorio, breve vita chi lo deve sorvegliare, perché basta accendere un fuoco sotto vento, scusate, sopra vento, appena arriva il vento automaticamente il fumo entra dentro il nuraghe e chi c'è dentro deve fuggire e viene, stavo dicendo sparato, ovviamente viene trafitto da, diciamo, da un allancio. Quindi escludiamo subito la funzione di fortezza e la funzione di tempio. In un libro di archeologia, qui apro una piccola parentesi per fare una polemica, in un libro di archeologia di Liliu ho letto che cos'erano per lui i nuraghi a corridoio. Lui li chiamava protonuraghi. Tenete conto che lui ha scritto 50 anni fa, quindi è facile per me adesso entrare in contestazione con lui. Lui diceva che erano dei luoghi militari nei quali i nemici venivano attratti, non so per quale motivo, perché penetravano all'interno di questo corridoio dove c'erano i nostri nuragici e venivano immediatamente uccisi perché scendevano giù dalle scale, li accoppavano e li uccidevano. Questo è un titolo di libro, non sto scherzando. Ovviamente è una visione totalmente stravagante rispetto all'effettiva funzione. Cosa mettevano dentro? Un'esca, una bella donna nuda, in modo che i nemici si avvicinassero dentro il muraghe. È improponibile. E in effetti la funzione era ben altra. Come abbiamo già visto, era quella di accesso per salire sopra. I luoghi erano sopra. Vi ho detto che questi nuraghi a corridoio sorgono soprattutto in luoghi strategici. Io ho preso ad esame, e la vedremo oggi, due giare, la giara di Gesturi e la giara di Sitti. Ci eravamo lasciati alla precedente lezione dove stavamo esaminando proprio la giara di Sitti e vi avevo detto, le giare sono dei territori basaltici, sono delle pietraie
inadatte all'agricoltura, adatte all'allevamento. Sopra le giare non ci sono nuraghi, i nuraghi sono tutti nel bordo. Abbiamo visto questa immagine. Sono nel bordo, in punti ben stabiliti. Sono quei luoghi nei quali l'acqua della giara scende giù a valle. Le giare sono basaltiche, quindi quando piove l'acqua ristagna laddove ci sono delle pozze, delle vasche, ma tutta quella che va in discesa defluisce a valle, rendendo fertili tutti i territori delle vallate. Questi rivoli d'acqua, che nella stagione invernale sono fiumiciattoli, mentre nella stagione estiva si asciugano, si chiamano scalas, ancora oggi. I nuragici manipolarono le scalas, deviandone il corso per quanto possibile, perché poi anche lì succedeva che quando arrivava un fiume in piena buttava giù tutto. Realizzavano delle vasche per abbeverare gli animali oppure per conservare l'acqua, ma soprattutto le adattavano durante la stagione estiva come sentieri per passare dalla, diciamo, da monte a valle e viceversa. Immaginate comunità di agricoltori a valle che producevano appunto derrate alimentari, mentre a monte c'erano, non so, gli allevatori che avevano il latte, il formaggio, la carne. Per eseguire gli scambi dovevano appunto incontrarsi e percorrere queste strade. Abbiamo stabilito che ognuna di queste 14 strade sbuca esattamente laddove c'è un protonuraghe, un nuraghe corridoio. Quindi ovviamente il nuraghe è stato costruito dopo, cioè hanno visto che quello era un punto di passaggio e l'hanno presidiato, una sorta di casa cantoniera dell'uomo. Altre foto della giara con Iago che sorveglia una piccola sepoltura. Allora, c'è da dire che sopra la giara c'è un'area sacra, un tempio, o forse un semplice luogo di sepoltura. C'è una grandissima tomba di giganti, si chiama Saddome Sorku. La vedete lì su, io da qui non lo vedo. Lì su. Quindi potete immaginare la giara di Siddi come un grande territorio pianeggiante dove al centro si andava per fare dei riti verso i defunti. Quando faremo le tombe dei giganti la studieremo, questa tomba. Ma ci sono anche altre sepolture lì, non è solo una tomba di giganti. Ma nuraghi non ce ne sono. Quindi un'area sacra dove si praticava sicuramente l'allevamento e dove ci sono queste stradine che comunicano verso giù. Questa è la tomba. Come potete vedere non è isolata, ci sono altre cose vicine. Sicuramente ci sono dei menhir che sono di epoca precedente, ci sono dei bettili, basta leggere un giornale di scavi e si trova tutto ciò che è stato trovato. Le tombe di giganti sono nuragiche, ma nascono prima della civiltà nuragica. Sono delle gallerie dove dentro si mettono i defunti. Esistono precedentemente, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ma i nuragici apportano una novità: la facciata a forma di corna di toro, secondo alcuni. A me piace vedere, pensate a San Pietro, la città del Vaticano. Davanti alla chiesa ci sono i due colonnati, una sorta di braccia che servono per abbracciare la comunità e portarla all'interno della piazza, dove poi il Papa reciterà la sua, la sua messa.
Ecco, allo stesso modo le tombe dei giganti hanno questa sorta di abbraccio verso la comunità, quindi due ali che vanno a formare una piazza. Probabilmente all'interno di questa piazza si celebravano i riti per i defunti, si chiama esedra. Faremo una lezione apposita su questa particolarità architettonica. Questi nuraghi a corridoio sulla giara hanno dei nomi, ovviamente, queste safogaia, e sono sempre caratterizzati da grandi diciamo, cumuli di pietre. Addirittura qualcuno dice che la parola nuraghe significa cumulo di pietre. Anzi, è la teoria ufficialmente accettata dagli archeologi, anche se io preferirei legarla a una parola più antica, che parte da nur, che vuol dire luce. In arabo, io ho la fortuna di conoscere qualche parolina araba. In arabo, quando la luna è piena, la luna piena che proietta proprio la luce, si chiama nur. Quindi questa parola nur, più che legarla al cumulo di pietre, a me piace legarla alla luce, a una divinità della luce, anche perché la luce alla fine è quella legata alla religiosità. Questi nuraghi a corridoio che ci sono sopra, vi ho detto che servivano secondo me per presidiare il passaggio di chi, visto che non sono luoghi militari, non c'erano nemici che assaltavano le giare, cosa dovevano prendere? La mia ipotesi, quella che vi racconterò oggi, parte dal presupposto che le giare, no, scusate, ecco, che le giare siano un punto di vista privilegiato per noi per capire cos'erano i nuraghi. Ci sono degli strapiombi intorno alle giare. Se gli animali devono scendere a valle, non si buttano dagli strapiombi, cercano un passaggio. Allora, cosa abbiamo immaginato? Se questi animali vedevano giù i campi coltivati e gli veniva in testa di scendere giù a valle per mangiare, immaginate cosa può fare una mandria allo stato brado se scende giù a valle, distrugge il raccolto e succede un caos, perché quelli sono tutto l'anno che stanno aspettando la raccolta. Quindi cosa dovevano fare i nuragici? Impedire che questi animali scendessero a valle. Quindi questa funzione c'è sicuramente nei nuraghi. Ovviamente non c'è bisogno di costruire un murale solo per non far passare le belve, basta mettere una trave e hanno risolto. Quindi hanno anche qualche altra funzione. Quindi la seconda novità qual è? Che chi sostiene che i nuraghi abbiano una funzione sta dicendo una sciocchezza. Erano intelligenti. Se costruivano questi luoghi, questi edifici, era per soddisfare delle esigenze ben precise, non una sola. Questo luogo doveva anche essere ospitale per chi c'era lì, cioè se ci deve essere una persona deve ripararsi dalle intemperie. Visto che deve ripararsi dalle intemperie, se la fa comoda la sua struttura. Inoltre, quando le genti da valle salgono su, vedono che c'è una struttura importante, quindi dicono: accidenti, questa struttura è sorvegliata, cioè è anche un deterrente per evitare delle intrusioni. E poi c'è l'area sacra sopra, quindi era anche una zona sorvegliata, come oggi c'è il custode per esempio al cimitero. Ma oggi non ci sono atti vandalici, però siccome si depositavano le offerte nelle tombe, a qualcuno poteva saltare in testa: vado lì e rubo il bronzetto, piuttosto che i bronzetti non c'erano ancora, ho detto una sciocchezza, rubo la spada, il pugnale, il gioiello, la bella ceramica. Allora, doveva essere presidiato e mettevano questi nuraghi. Certo. Qui siamo a Santa Vittoria di Serli.
c'è la chiesetta di Santa Vittoria, si vede il portale, vedete? È stata costruita proprio su una giara di Serri, e c'è un corridoio, ovviamente in orario non c'è più, però è ben visibile il corridoio, vedete? Tutto intorno poi c'erano le torri, eccetera, eccetera. Siamo sempre in presenza di corridoi, vedete, fatti a forma di dolmen, qui siamo a Pattada, e gli ingressi sono perfettamente rettangolari. Quindi già dalla prossima escursione che farete, quando siete davanti a un nuraghe, lo guardate, guardate l'ingresso, se vedete che è rettangolare, dovete subito pensare, qui c'è qualcosa di molto antico, perché i nuraghi più moderni hanno gli ingressi diversi, tendono a punta. Qui siamo, ecco, questo nuraghe è molto importante. Ho sbagliato a mettere questa diapositiva. Avrei dovuto metterla alla fine. E questo nuraghe è uno degli ultimi fra i nuraghi a corridoio nel momento in cui diventa nuraghe a tonos. È proprio il punto di passaggio. Perché? Perché ha il tetto, si trova dentro Ghilarza, nel paesino di Ghilarza. Guardate che se prendete lo svincolo per andare per esempio a Nuoro, nella discesa lo trovate sulla sinistra, un gran bel nuraghe. Per entrare lì invece bisogna fare il giro. Se andate a vederlo è bellissimo, ha tre ingressi che girano fino ai piani superiori, molto particolare. Bene, il tetto della torre non è fatto a toros, non è una toros circolare, finisce chiuso come una, pensate a una barca rovesciata, quindi il tetto che finisce con, diciamo, a doppio spiovente, a chiglia di nave rovesciata, non so come dirlo. Ecco, non avevano ancora sviluppato la capacità di chiudere la toros perfettamente, con gli anelli concentrici che vanno ad assottigliarsi. Quindi nuraghe orgono è l'ultima fase dei nuraghi a corridoio. Qui ce ne sono altri, vedete, gli ingressi sono sempre rettangolari, uras, eccetera, eccetera. Anche questa immagine non c'entra, però sono gli ultimi che vengono fatti rettangolari, vedete? Guardate che bello questo, eh? Fatto di notte con un fuoco acceso nell'ingresso, molto suggestivo. Adesso andiamo a... scusate. Ok. Veniamo al succo, al sistema Omnis. Allora, il sistema Omnis prende il nome da uno studioso che si chiama Marcello Omnis, che nulla ha a che vedere con l'archeologia. Lui lavora nell'ospedale Marino, in camera iperbarica, è appassionato di archeologia, ma non è uno studioso, non ha pubblicato nulla, però un giorno mi ha chiamato e dopo lui dice, ascolta, io ho assistito a una tua lezione mentre parlavi della giara di Siti e mi è venuto... delle giare, e mi è venuto in mente che devo farti vedere come secondo me erano collegati i nuraghi fra di loro. Tutti noi sappiamo che i nuraghi sono visibili fra di loro, eh? Si dice che se mandassero un segnale di fumo da Cagliari, nel giro di qualche ora arriverebbe a Olbia attraverso la linea dei nuraghi. Io non l'ho mai verificato, però questo ci porta, cioè, suggerisce il fatto che i nuraghi fra di loro erano collegati in qualche maniera. Fermo restando che c'erano vari popoli residenti in Sardegna, non dovete pensarla come pensiamo oggi, una regione, la Sardegna, siamo tutti sardi, eccetera, eccetera. C'erano tante popolazioni, capo di nord, capo di sud, in Ogliastra, nel Golfo di Oroselli, come adesso. Parliamo tutti un dialetto diverso, quando parlo un gallurese noi campidanesi abbiamo difficoltà a capirlo, eccetera eccetera. Cosa abbiamo immaginato?
Allora immaginato un sistema di antropizzazione, cioè di diciamo conquista del territorio per renderlo abitabile. Conquista non armata, può anche essere successo che sono arrivati lì, c'è una valla spopolata e l'hanno antropizzata, cioè si sono insediati. Pensate a queste persone che arrivano, non sono i nuragici, sono genti precedenti. Arrivano lì, trovano la loro bella vallata, il loro bel ruscello, perché dove c'è acqua si può costruire una civiltà, se non c'è acqua non si può. Individuano il territorio e decidono di insediarsi, quindi di antropizzarlo. Sono una ventina di persone, 20, 30, qualche gruppo di famiglia, di famiglie. Quindi il primo punto dove si fermano sicuramente è una sorgente o comunque un punto d'acqua. Decidono di insediarsi lì e celebrano magari un rito religioso per stabilire che quello sarà il centro della loro comunità. A un certo punto devono decidere il da farsi. Cosa facciamo adesso? Ed ecco che entra in ballo Marcello Onnis, che mi dice: Luigi, allora, tu hai fatto vedere dei nuraghi messi a contorno di un territorio. Io dovrei aver capito perché li mettevano lì. Secondo lui, i nuraghi sono visibili almeno a due, uno di fronte all'altro. Quindi può capitare in un territorio di non vedere il nuraghe che c'è al nostro fianco, ma vedere perfettamente il centro della comunità e il nuraghe che c'è dalla parte opposta. E Marcello Onnis sostiene che erano talmente ossessionati da fare le cose per benino che se si stabilisce la presenza del centro, dove c'è il fiumiciattolo o comunque un'area sacra, le famiglie devono fare una semplice cosa: andare a verificare tutto intorno a 360 gradi che cosa c'è, perché magari ci sono delle montagne con delle cime e devono sapere cosa c'è dall'altra parte in tutto il territorio, perché magari loro vogliono vivere qui e dall'altra parte ci sono i mostri non ci sono, però una popolazione ostile. Alcune famiglie rimangono a presidiare il centro, altre famiglie vengono delegate a controllare che cosa c'è oltre il punto che si vede dal centro. Quindi la prima cosa che fanno è individuare i sentieri che portano nell'altra vallata. Pensate alle scalas. Da valle si segue la scalas e si arriva lì. Oltre cosa c'è? La giara. E viceversa. Quindi Marcello mi ha detto: guarda che io ho fatto alcuni studi e c'è una precisione disarmante, perché sono andato a segnarmi tutti i nuraghi che ci sono nei luoghi di passaggio da una vallata all'altra e ho notato una caratteristica: se li collego da una parte all'altra questi nuraghi con delle linee, tutte le linee confluiscono esattamente nello stesso punto. E io ho detto: no, è un caso, è impossibile, impossibile, perché nessuno l'ha mai scritto, se ne sarebbero accorti gli archeologi. Però mi ha incuriosito, allora gli ho detto: ma tu dove l'hai verificato? E allora ho iniziato queste Serucci, zona mineraria, le miniere devono essere presidiate. Io prima vi ho parlato di animali, ma i nuraghi sono anche laddove c'è da presidiare le miniere e diventano particolarmente fitti proprio per formare una barriera per non far entrare nessuno, per verificare cosa c'è nelle miniere. Quindi le miniere erano tenute sotto strettissimo presidio. Quindi lui nella carta IGM, cioè le carte 1-25.000, individua prima di tutto il fiumiciattolo, poi individua tutti i nuraghi che ci sono nei pressi e poi scrive il sistema Onnis per vedere se funziona.
Oggi abbiamo una nuova, un nuovo strumento che è Google, Google Map. Cosa ha fatto lui? Google Earth. Cosa ha fatto lui? Ha verificato se il suo sistema funzionava non solo sulla carta, ma anche su Google. Quindi aveva due riferimenti. I nordici non ce l'avevano Google, loro dovevano utilizzare altri sistemi. E gli ho chiesto, sì, ma come facevano a essere così precisi? E lui mi ha detto, non lo so, secondo me poteva accadere ad esempio che in un giorno in cui non c'è vento, perché dovete immaginare sempre delle foreste, quindi non è facile individuare la direttrice, in un giorno in cui non c'è vento si accende un fuocherello in un certo punto che fa una colonnina di fumo. Al centro se ne fa un altro e dall'altra parte se ne fa un'altra ancora, in modo che siano allineati. Oppure si fa in un altro modo, si mette magari un palo verticale, insomma si trova il sistema per eseguire esattamente una linea fra l'uno e l'altro. Potrebbe essere un caso. Allora è andato avanti. Vediamo random, cioè a caso, in Sardegna, dove posso andare a verificare. Allora è andato nel territorio di Utta e ha trovato questa situazione. Cioè tutti i bordi sono presidiati e il centro confluisce lì. Attenzione, che se voi questo nuraghe lo spostate anche solo di 20 metri, anche solo di 20 metri, la linea non passa più per il centro. Invece qui passano tutte esattamente al centro. Non può essere un caso. Andiamo avanti. Poi siamo andati a Macomer. È un territorio immenso. Pensate che ci sono 63 nuraghi nel bordo segnato dalla linea rossa, che è una strada asfaltata che li percorre tutti. Tutti i nuraghi della piana di Macomer, collegati fra loro, confluiscono con un piccolissimo margine di errore in quel punto. Eppure siamo nel nord Sardegna. Non c'è il nuraghe Sant'Antine, non c'è... Cioè, quelli sono nuraghi successivi. Qui parliamo di nuraghi antichi. La prima antropizzazione, la prima funzione dei nuraghi. Poi sono arrivati i nuraghi barumini, i nuraghi losa, che sono altro, servono ad altro, lo vedremo nelle altre lezioni. Qui parliamo dei nuraghi a corridoio, i nuraghi più antichi. Questo era l'inizio del suo studio, fatto su Google. Poi l'ha visto sulla mappa ed è tutto ritornato nello stesso punto. Quindi ci sono dei piccoli errori di posizionamento anche su Google. Quando trovate i nuraghi, se andate su Google, trovate dei piccoli errori, perché quando li mettono sulla carta non rispettano perfettamente le coordinate topografiche. Lui invece l'ha fatto rispettare e infatti torna esattamente al centro. Andiamo avanti. Altro sito. Cresce lo studio del sistema ONNIS e verifica che non solo si rispetta il centro della comunità con i nuraghi intorno, ma ci si collega ai clan vicini. Guardate, lì ce n'è uno, un altro su, un altro. Ogni stella è una comunità. Qui aveva ragione Liliu quando parlava dei clan nuragici. Diceva delle piccole tribù, i chiefdom li chiama. No, forse Liliu li chiama proprio clan. Clan che se vivessero non pacificamente, non in maniera organizzata, sarebbero sempre in conflitto. Invece i nuraghi di confine sono il confine della comunità per tutti e due. Quindi collaborano, non sono in guerra. Ogni vallata, ogni territorio ha i suoi nuraghi, ha un sistema proprio di nuraghi. Ecco il sistema ONNIS, la carta topografica.
Guardate come ci sono i fiumi, i cerchi sono i centri delle comunità, c'è sempre l'acqua, e poi ci sono tutti i vari sistemi. Ci siamo? Antropizzazione del territorio. Questa è vista su Google, sempre la stessa, ve lo sto facendo vedere sulla carta topografica e su Google. E proprio questo è il lavoro certosino che ha fatto Marcellonis. Trattarias, qui siamo nell'altra sponda. Prima state in questa foto, il lago è sempre lo stesso, eh? Siamo da questa parte. Spostiamoci da questa. Ecco, guardate, Trattarias. Abbiamo notato che capita frequentemente che il centro della comunità corrisponda con la fontana del paese, il vecchio lavatoio dove le donne andavano a lavare i panni, è proprio là dove c'è quello, oppure l'abbeveratoio degli animali, lì era il centro della comunità, è il centro dove cadono questi. Ogni volta che si va a verificare capita proprio di trovare questi siti, ma non sempre. Cioè il sistema Onis è sempre rispettato, però al centro può esserci qualcosa di altro, che vediamo durante la lezione adesso. Qui siamo a Narcao, non può essere un caso. Marcellonis ha verificato 65 siti, in tutti e 65 si è verificata questa simmetria. Poi ha smesso, ha detto è inutile che vado avanti. Evidentemente c'era un sistema di antropizzazione che era legato scrupolosamente a questo diciamo, modo di costruire. Quindi nuraghi che svolgono funzioni di presidio ma devono essere posizionati in un punto preciso, perché se si spostano il sistema non è più in equilibrio. Quindi erano sì legati al sole, queste comunità, alla luna, ai campi, alla dea madre, ma erano legati anche all'ordine, alla geometria. Non è un caso che poi sono nati in orari così precisi. Qui siamo a Giove, ci spostiamo di nuovo nella Sardegna del Nord. Sistema Onis perfettamente corrispondente. Ma se ciò non bastasse, spostiamoci su un'isola, andiamo a Sant'Antioco. Ecco qua, ci sono due comunità, guardate. Tra l'altro una presidia con due nuraghi, la Prodo, un'altra presidia, Manadroja. Chi conosce le zone sa che cosa sono come punti di osservazione quelli. Allora, a proposito di questo, un giorno con Marcello abbiamo mandato questa immagine a un nostro amico di Sant'Antioco, residente lì a Sant'Antioco, per non spostarci noi, perché qui nelle carte non c'è nessuna non c'è acqua, quindi non c'era la verifica di quello che pensavamo noi, e volevamo che uno del luogo verificasse che cosa c'era. Già abbiamo chiesto prima al telefono e lui ha detto no, non c'è nulla, sono terreni coltivati, c'è una grande piana di terreni coltivati. Passa qualche ora, due o tre ore, noi stavamo ancora verificando altre zone della Sardegna, e questo ci chiama, correte qua, venite in macchina, vi devo far vedere una cosa, questo è il residente a Sant'Antioco. Allora noi saliamo in macchina, arriviamo lì e lui ci accompagna con la sua macchina, noi con la nostra, proprio lì dove c'era il centro. In effetti sono, immaginate proprio una vallata gigantesca di terreni tutti coltivati, proprio al centro c'era una macchia di vegetazione, quindi non si vedeva cosa c'era dentro questa macchia. Noi abbiamo pensato a un pozzo, però stavamo sbagliando perché non c'è nessun pozzo. Attraversiamo questa macchia che è quella costituita quando gli agricoltori tolgono le pietre dal terreno, le accumulano tutte nello stesso posto per sbarazzare il terreno.
Quindi, superato il primo diciamo, dislivello di queste pietre, un piccolo sbarramento di pietre, continua la vegetazione e alla fine abbiamo trovato una tomba di giganti, molto grande, non censita, sconosciuta, nuova. Ovviamente abbiamo fatto la, diciamo, la segnalazione alla soprintendenza, abbiamo detto guardate lì c'è una tomba di giganti grande, tutto intorno ceramiche di tutte le epoche, perché venivano fatti i riti con la rottura delle ceramiche, le offerte, quindi ci sono ceramiche dall'epoca nuragica fino all'epoca bizantina, tutto intorno, frammenti ovviamente, non ci sono, pensate alle anfore. Quindi il centro di quella comunità alla fine non è una fonte d'acqua, ma è una tomba, un luogo sacro. E ci è venuto in mente che c'è la possibilità che quest'area sacra non fosse dedicata ai morti come funzione principale, ma al contrario, che i personaggi di spicco di quella comunità volevano farsi tumulare proprio lì. Quello è l'area sacra, il centro della nostra comunità, il centro dal quale è partita la nostra, il nostro clan, e io voglio farmi seppellire proprio lì. E così sappiamo che col sistema Omnis possono essere o tombe di giganti oppure fonti d'acqua. Ultimi 5 minuti, tanto l'avete capito, Bonorva. Vedete la pianura e tutto intorno ci siamo. Santo Antine. Santo Antine, che è il nuraghe più grande, non rispetta il sistema Onnis, è a parte, proprio perché è un nuraghe successivo e serviva per un altro scopo. Non è un nuraghe per controllare il territorio, anche perché è lì. Poi vedremo che cosa è Santo Antine. Giara di Gesturi, 52 strutture poste tutte nel contorno della giara, tutte le direttrici portano lì. Questo è un lavoro pazzesco, abbiamo dovuto fare, l'ha fatto Marcello questo, colori diversi perché altrimenti le linee non riuscivamo più a tenerle sott'occhio. 52 direttrici che confluiscono nello stesso punto. Siamo andati col sindaco a verificare cosa c'era nel centro, perché lì bisogna avere, sulla giara bisogna avere le autorizzazioni. Arriviamo lì e praticamente il sindaco ha detto che cos'è questo? Perché c'era una porcinaia costruita con pietre, con grandi pietre che chissà dove arrivavano, chissà, e non si poteva accedere. Infatti ha detto, ma qui bisogna fare un controllo, questo è tutto abusivo, non è possibile. Quindi nel centro ciò che c'era non c'è più, adesso c'è una porcinaia e il proprietario non è stato autorizzato però a farlo. Adesso questo video va, quello che sto dicendo, e chissà cosa succederà. Vabbè, andiamo avanti. La giara di Gesturi ha dei bacini d'acqua dove gli animali vanno. Adesso siamo in una stagione secca e molti cavallini stanno morendo perché trovano questa situazione, carenza d'acqua. E quindi siamo andati un po' a visitare la giara. Cosa c'è sulla giara? E cosa c'è sulla giara? Ci sono tombe. Guardate. Sono delle tombe circolari dove dentro veniva tumulato appunto il defunto. Poi ci sono queste. Questa è una sorta di divano, immaginate un grande divano, ma è un altare, è lavorato. Vedete? Non è naturale. Tombe di giganti. Cioè, dovete immaginare la giara come un grande cimitero. Così come anche Sidi, cioè dove c'è stato messo orco. Quindi non solo luoghi dedicati all'allevamento, ma anche luoghi sacri destinati alla adorazione dei defunti. Era
un punto privilegiato per la religiosità. E qui l'ultima, l'ultimo problema. Questo sistema ONIS è pericolosissimo. Noi per anni, per circa 2 anni, abbiamo segnalato alla soprintendenza, guardate che noi dobbiamo divulgare questo, ma che cosa succede? Che i tombaroli con questo sistema ONIS possono facilmente andare a cercare qualcosa laddove momentaneamente non c'è niente. Per esempio sulla giara le direttrici arrivano in luoghi dove non c'è niente, ma c'è questo. Non c'è niente, ma ci sono capanne. Guardate lassù. Tutto questo non è censito sui siti archeologici. Voi lo state vedendo perché c'è la nostra ricerca. Quindi un tombarolo cosa fa? Applica il sistema ONIS e sa già che lì, dall'altra parte del muraghe, c'è qualcosa. Si mette sulla camioncina o a piedi, va dall'altra parte e trova sempre qualcosa che gli archeologi non conoscono perché non hanno mai scavato. Quindi ci siamo premuniti, la prima cosa che abbiamo fatto è andare dai sindaci dei territori e dire: guardate che c'è questo sistema, usatelo prima di tutto voi per presidiare dei siti che ancora non conoscete. Così come noi abbiamo trovato la tomba di gigante a Sant'Antioco. Con quel sistema i tombaroli possono fare qualunque cosa. E per finire, una vallata, vedete? Il centro della vallata, i punti, punti di passaggio. I nuraghi spesso sono proprio lungo i sentieri che portano da una vallata all'altra, oppure lungo i fiumi, a presidiare una sponda e l'altra. Quindi in conclusione, cos'erano i primi nuraghi, che funzione avevano, a cosa serve il sistema ONIS? Con questo sistema riusciamo a stabilire che i primi nuraghi furono edificati per controllare che cosa avveniva nei punti di confine fra una comunità e l'altra, nelle interfacce comunicative. Un po' come immaginate un porto. Il porto oggi approda una nave, la nave che arriva non sappiamo da dove arriva, però arriva nel porto. Perché? Perché sa che lì sarà protetta, probabilmente troverà degli amici, troverà un mercato, troverà una comunità disposta a relazionarsi. Allo stesso modo, nei confini ci sono quei nuraghi a corridoio che sono l'interfaccia fra due comunità. Non sono torri militari per la difesa, anzi, esattamente l'opposto. Sono proprio luoghi strategici per mettere in comunicazione due comunità. Inoltre, se c'è qualche malintenzionato che vuole magari penetrare dentro una comunità, attraverso il sistema si può facilmente allertare tutta la comunità che confluisce laddove c'è il tentativo di penetrazione. Tutto chiaro? Bene. Anche questa lezione l'abbiamo finita, vi do appuntamento a martedì prossimo dove parleremo delle tombe di giganti. Arrivederci.